Ciao ragazzi, allora oggi lezione di grammatica, ripassiamo il nome, come si fa l'analisi del nome. Dunque, prima di tutto, nome comune o proprio di persona, animale, cosa, città, ok? Comune può andare bene per qualunque persona, animale o cosa, proprio è specifico e quindi si scrive con la lettera maiuscola. Poi si dice se il nome è concreto, come ad esempio Mila. E quindi l'oggetto che indica quel nome lo posso cogliere con i cinque sensi, non solo con la vista o col tatto, anche con qualcos'altro. Astratto, tipo simpatia, amore, odio, quindi qualcosa appunto di astratto che non posso cogliere con i cinque sensi, ma che posso comunque immaginare. Poi vado a definire il nome, continuo dicendo se è individuale o collettivo. Banco è un nome individuale, sciame è un nome collettivo perché? Perché anche al singolare indica un insieme di elementi, però tutti dello stesso tipo. Per verificare che un nome sia collettivo dovete controllarlo al singolare, naturalmente. Quindi anche branco, anche flotta, scolaresca sono tutti nomi collettivi. Poi facilissimo, maschile o femminile, questo lo valuto considerando l'articolo, naturalmente. Il o lo. Sono articoli che vanno davanti ai nomi maschili, la femminile. Quando però ho deciso se il nome è maschile o femminile, non mi fermo qui, vado anche a indicare se è uno di questi cinque. Allora, mobile quando il nome passa dal maschile al femminile, cambiando semplicemente la desinenza finale, amico che diventa amica, zio che diventa zia, ok? Comune invece il nome va bene per entrambi, sia per il maschio sia per la femmina, però come vedete l'articolo cambia il nipote, la nipote, il barista, la barista, ok? Invece promiscuo è differente, promiscuo è, bene o male vale per gli animali, giraffa è sempre giraffa con davanti la, articolo femminile, sia che sia maschio sia che sia femmina. Quindi dovrò dire la giraffa maschio, la giraffa femmina, ecco che ho il nome promiscuo. Indipendente, lo dice la parola stessa, i due nomi sono indipendenti l'uno dall'altro, non c'entrano niente l'uno con l'altro, non si somigliano per niente. Questi sono tanti nomi che riguardano la parentela, il fratello, la sorella, oppure anche non mi viene in questo momento, però ce ne sono un sacco, no? Il prete, oppure la suora, e altri ancora. Genere unico, invece, è per gli oggetti. Il cellulare è maschile e non ha il femminile, quindi è di genere unico. Gli oggetti sono di genere unico, non posso fare lo scambio maschile-femminile. Proseguiamo, poi dico se un nome è singolare o plurale. Una volta che l'ho detto, che è facilissimo, anche qui guardo gli articoli, ok, devo però anche specificare se è variabile o invariabile. Variabile, come dice la parola stessa, varia. La casa, qui ho sbagliato a scrivere, ragazzi, la casa diventa le case, plurale. Invariabile invece rimane uguale sia per il singolare che per il plurale. Il film rimane i film. Generalmente sono i nomi stranieri, come in questo caso, sono i nomi monosillabici, ad esempio il re che diventa i re, ok? Poi ancora difettivo, come dice la parola, difetta di qualcosa, gli manca qualcosa, cosa gli può mancare? O gli manca il singolare, ferie, io lo posso usare solo al plurale. O gli manca il plurale, varicella e tanti altri nomi di malattie, io lo posso usare solo al singolare, non posso dire varicelle. Nozze lo uso solo al plurale, non lo posso usare al singolare. Questi sono nomi difettivi. Il contrario, sovrabbondante, quando il nome appunto sovrabbonda, cioè ha in più, non ha un solo plurale, ma addirittura ne ha due. Osso, scusate, singolare. Posso fare ossi plurale, che sono quelli che mangiano i cani, e ossa plurale, quelle dello scheletro dell'uomo. Muro può diventare muri della casa e le mura che circondano le città. Ok? Ultima cosa, indicate se un nome è l'origine del nome, diciamo, come si è formato, se il nome è primitivo, cioè non deriva da nessun'altra parola, come può essere pane, come può essere mano, banco e via dicendo. Derivato invece quando deriva da un'altra parola, da pane, deriva panettiere. Alterato quando invece il nome
originario viene alterato indicando se quella cosa è più grande, più piccola, più bella, più brutta. Panino è sempre un pane ma più piccolo, ok? Casaccia è sempre una casa ma più brutta. Come faccio a non confondere i nomi derivati con i nomi alterati? Il derivato rispetto al nome da cui deriva è un'altra cosa, non c'entra niente. Il pane è una cosa che si mangia, il panettiere è una persona. Invece l'alterato resta sempre l'originale, diciamo così, però appunto diventa più grande, più piccolo, più bello, più brutto. Ragazzino è sempre un ragazzo, ok? L'ultimo composto, due parole messe insieme, me ne formano un'altra: cassa, panca, piano, forte, arcobaleno e via dicendo. E così abbiamo terminato l'analisi del nome. Ciao a tutti, alla prossima!